Bentornati, oggi abbiamo qui Isabella Genelloni per il seggio uninominale di Conegliano. Isabella, quando vuoi puoi iniziare a presentarti, hai 3 minuti. Buonasera a tutti, sono Isabella Genelloni, come ha detto Giorgio, buonasera, sono di Comegliano, sono consigliere comunale a Comegliano e mi sono candidata a queste elezioni politiche per il Senato della Repubblica nel collegio uninominale di Treviso. È un collegio molto vasto che va da Vittorio Veneto, dalla zona di Vittorio Veneto alla zona di Oderzo e Motta. Comegliano, Treviso città, la cintura di Treviso fino a Mogliano Veneto, quindi un collegio abbastanza vasto. Ho 56 anni, sono laureata in storia, ho scritto, grazie a questa mia laurea, ho scritto diversi libri di storia riguardanti il territorio della Sinistra Piave di Comegliano, oltre a un altro paio di saggi su altri argomenti, sulla storia delle donne soprattutto, e due romanzi. Mi occupo quindi sono un insegnante, scusate, sono un insegnante, insegno lettere alle scuole medie e quindi mi occupo per la maggior parte di temi che riguardano la cultura, la scuola, la storia delle donne. Sono consigliere comunale a Comegliano, sono entrata in consiglio comunale nel 2013 e sono stata rieletta quest'anno, lo scorso anno, alle elezioni comunali del giugno scorso. In consiglio comunale mi occupo soprattutto dei temi legati appunto sia alla cultura che ai bisogni sociali, quindi mi occupo un po' delle categorie più deboli. Questi sono un po' diciamo, i temi sui quali il mio impegno come consigliere comunale si svolge. Mi sono candidata, cioè ho accettato di candidarmi a queste elezioni. Non facili, perché queste sono le elezioni forse più strane e più incredibili della storia della nostra Repubblica. Ho accettato perché me l'hanno chiesto e perché ritengo sia importante che dopo tanto tempo la Sinistra Piave abbia dei rappresentanti che portino le esigenze e le istanze di questo territorio così importante fino al Parlamento a Roma. Devo dire che finora la Sinistra Piave soprattutto è stata poco e mal rappresentata. Abbiamo bisogno di rappresentanti profondamente legati al territorio, che quindi sappiano interpretarne le esigenze vere e non quelle finte, e poi perché forse la mia esperienza, la mia lunga esperienza politica, nel senso che io ho cominciato a fare politica da adolescente, questa esperienza politica forse è ora magari che trovi uno sfogo, uno sbocco maggiore per imparare qualcosa di nuovo e per portare appunto questa esperienza a livello nazionale. Perfetto. Nel mio slogan, c'è scritto che la politica, e di questo sono convinta, serve per dare gambe alle idee. Le idee possono essere tante, ma senza gambe non si va da nessuna parte. Perfetto. Partiamo con le prime domande. Allora, crisi e lavoro giovanile. Stando ai dati Istat, la disoccupazione è diminuita, quindi sono aumentati i posti di lavoro, si parla di quasi 1 milione di posti di lavoro. Ciononostante, non siamo ancora ai livelli pre-crisi Pre-crisi. e comunque non soddisfacenti, insomma. Quindi, quale sarebbe la sua idea e l'idea chiaramente anche del suo partito per migliorare ulteriormente la situazione? Domanda abbastanza complessa, avrebbe bisogno di un tempo abbastanza lungo per rispondere. Tengo a sottolineare che io sono candidata all'uninominale, quindi non sono candidata per il mio partito soltanto, ma per una coalizione che è quella di centro-sinistra, quindi è bene che si sappia che Ok. oltre al Partito Democratico e alla coalizione ci sono altre tre liste. Insieme, la lista della ministra Lorenzin in questo momento. Mi sfugge proprio il nome, e poi la lista di Emma Bonino. Parto da questa perché lo slogan è più Europa. Sono convinta che una buona parte dei problemi dell'Italia saranno risolti o andranno a risolversi con più Europa, non con meno Europa. Quindi dobbiamo, secondo me, anche rispetto ai posti di lavoro, aprirci ancora di più all'Europa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che è necessario che ci siano alcuni provvedimenti sicuramente
tutti italiani. Penso per esempio al fatto che il lavoro a tempo indeterminato deve cominciare a costare meno di quello a tempo determinato, quindi che le aziende siano incentivate ad assumere persone a tempo indeterminato facendo degli sgravi ovviamente fiscali. Un'altra cosa importante è che va comunque istituito un salario minimo garantito, perché purtroppo, che non vuol dire pagare chi non lavora, ma che il salario abbia un minimo garantito per tutti. Purtroppo i lavori sottopagati in questo paese sono troppi, è necessario garantire, specialmente ai giovani che entrano nel mondo del lavoro, dei salari minimi che possono permettere loro di magari pensare a un futuro. Un'altra cosa importante è per esempio aiutare le piccole e medie imprese, che sono poi in un territorio come il nostro, sono la base dell'economia, aiutarle in quelli che sono i processi di innovazione. Abbiamo ancora purtroppo in Italia una scolarizzazione che non è altissima, e però è vero che i giovani, per la maggior parte, sono quelli che poi cercano lavoro, sono giovani scolarizzati e quindi pronti all'innovazione e alle sfide tecnologiche. E quindi è importante che le piccole e medie imprese, ma anche le grandi imprese, vengano aiutate nell'innovazione, nell'aprirsi alle innovazioni. Per esempio aumentando le ore di formazione interne alle aziende. Noi sappiamo che per quanto riguarda i metalmeccanici, per esempio, se i metalmeccanici belgi fanno, mi pare, 90 ore l'anno, 80-90 ore l'anno di formazione obbligatoria, i tedeschi ne fanno 150 l'anno di formazione obbligatoria, in Italia i metalmeccanici sono riusciti a ottenere 24 ore in 3 anni, vale a dire 8 ore all'anno, mi pare effettivamente troppo poco. E poi ci vogliono degli incentivi, sicuramente, non solo alle start-up, sicuramente, che vanno incentivate, ma anche appunto alle imprese che investono nell'innovazione. Un'ultima cosa, se mi consente, che vorrei dire in questo campo, riguarda l'occupazione femminile. Poi magari ne parleremo un po' meglio. Io ho firmato proprio oggi il patto per le donne, proposto dalla Stati Generali delle Donne, perché riteniamo che molte donne, insomma, come me per esempio, ritengono che l'occupazione femminile sia un volano per altra occupazione. Assumere le donne non può e non deve essere un costo, ma un'opportunità. Le donne che lavorano significano più servizi necessari, significano maggiori redditi nelle famiglie, più possibilità di spesa, significano cominciare a dare voce a più servizi importanti, più cose che servono. Quindi quello dell'occupazione femminile è un'occupazione giusta, un'occupazione non sottopagata, ma davvero con salari pari a quelli degli uomini, è una grande opportunità per l'intero paese, non soltanto per le donne italiane. In questo documento, di preciso, si prefigge qualche propone questo patto per le donne, una proposta che gli Stati Generali delle Donne in Italia hanno proposto alle candidate e ai candidati a queste politiche, perché si impegnino, una volta elette, vale per gli uomini e per le donne chiaramente, mettere in atto politiche che favoriscano proprio sia l'integrazione delle donne nel lavoro, sia le politiche per i servizi oppure contro il femminicidio. È la presa di un impegno, insomma. È la presa di un impegno. Va bene. Economia. In Italia abbiamo un'evasione fiscale che è un record mondiale e un'economia sommersa incredibile. E creano chiaramente un danno allo Stato. Come affrontare e o risolvere il problema? Sì, ripeto, non sono il ministro dell'economia, però dal mio punto di vista, per quello che posso aver verificato, aver letto, aver un po' studiato, specialmente in questa fase, abbiamo ottenuto, perché noi italiani, faccio una premessa, siamo abbastanza bravi a dimenticarci ciò che di buono facciamo, siamo bravi a darci delle colpe anche quando non le abbiamo, a non vedere i dati positivi. Alcuni dati positivi ci sono. Rispetto al 2011, per esempio, abbiamo raddoppiato i livelli di recupero dell'evasione fiscale. Siamo a 25 miliardi, una cosa che non era mai accaduta, e questo credo sia un buon risultato. Però ovviamente non basta, nel senso che in Italia, come diceva lei, l'evasione fiscale è troppa. Allora, alcune cose sicuramente si possono fare.
Per esempio, semplificare il fisco potrebbe essere una buona pratica. Per esempio, mettendo davvero in rete i dati. Se noi riuscissimo a mettere in rete davvero tutti i dati, riusciremmo sicuramente a fare un buon lavoro rispetto alla, no, all'evasione fiscale. Incrociando i dati, le varie banche dati, riusciremo a... Poi occorre riorganizzare la giustizia tributaria, nel senso che chiaramente anche oggi le regole della giustizia tributaria non sono regole semplici da gestire. Nella confusione giudiziaria è chiaro che il furbo fa il furbo e quindi se la cava, diciamo così. Un'altra cosa importante potrebbe essere quella di intanto dare, ma questo penso sia più complicato, ma insomma la possibilità ai cittadini di detrarre dalle proprie tasse alcune spese, già con gli incentivi fiscali per il rinnovo energetico o queste abbiamo dato un buon incentivo a questo, perché chiaramente tutti quanti siamo interessati a mettere a posto le nostre case a livello energetico, i mobili, queste cose qua, e potendo poi detrarre una buona parte di ciò che si spende, questo ovviamente per il resto anche della popolazione c'è sì, un beneficio. Un'ultima cosa che potremmo fare, secondo me, è quello di estendere la dichiarazione precompilata non soltanto ai dipendenti, ma anche ai lavoratori autonomi e ai piccoli imprenditori. Se lo Stato si preoccupasse attraverso le banche dati di proporre già appunto ai piccoli imprenditori, ai lavoratori autonomi un unico precompilato, chiaramente uno risparmierebbe un sacco di soldi dal commercialista, un sacco di tempo che perde andare in giro per gli uffici, certo. E questo potrebbe essere comunque un'altra di quegli incentivi. Questo quindi comunque per l'evasione fiscale. Sì. Economia sommersa? L'economia sommersa è il problema grande di questo paese. Diciamo che 12% di PIL mi pare. È vero però che fa parte, ai noi, della realtà e anche del modo di pensare di molti italiani. Però se noi fossimo, come succede in altri paesi, sicuri che ciò che noi spendiamo possiamo detrarlo, perché se io vado al ristorante e quello mi dice ti faccio lo sconto, però non ti faccio la fattura, no? Io dico no, guarda, fammi la fattura perché... No? Poi io posso vetrarla sul serio. Si metterebbe in moto un meccanismo positivo. Poi è anche vero che il lavoro sommerso in alcune zone del paese è quello che permette a molte famiglie di avere un reddito tale da poter sopravvivere. Quindi c'è un doppio canale, quello di chi lavora, chiamiamolo così, in nero per non pagare le tasse, e poi c'è chi è costretto invece a lavorare in nero perché non ha altro modo di lavorare, e questo è un altro problema. Prendiamo il caporalato o altre cose, tutta gente che deve lavorare in nero perché non ha la possibilità comunque di lavorare in altro modo. Va bene. Sensazione di insicurezza. In Italia abbiamo una percezione di pericolo che è esponenziale, si parla oltre il 60% di persone che non si sentono sicuro nella vita di tutti i giorni. A fronte questo in realtà di una diminuzione consistente dei reati. In provincia di Treviso siamo intorno all'8% in meno, mi pare sia 2016 rispetto al 2016. Come mai e come risolvere di fatto questo problema, perché alla fine è un problema anche questo? Forse in questa campagna elettorale questo è il problema dei problemi, anche se l'Italia di problemi ne ha molti di più e di molto più gravi che non questo. Però, per esempio, per la prima volta io sono candidata alle elezioni, quindi posso parlare di politica e posso anche dare nomi e cognomi alle cose. I governi di centrodestra precedenti avevano diminuito, per esempio, le risorse per le forze di sicurezza, per la pubblica sicurezza. Abbiamo, nell'ultima sezione parlamentare, assunto 10.000 persone nella polizia, nei carabinieri, nella guardia di finanza, nei pompieri, eccetera. Tutte cose chiaramente che hanno favorito il controllo, un maggiore controllo.
La proposta che il Partito Democratico fa è, nei prossimi 5 anni, per esempio, di installare 50.000 nuove telecamere in tutta Italia, telecamere nuove di nuova generazione, non come quelle che noi conosciamo magari, no? Dalle quali non si vedono le targhe, telecamere che possono garantire chiaramente un maggior controllo del territorio. Ma secondo me la percezione dell'insicurezza, perché questo poi, no, è il problema grande che abbiamo, è dovuta a fattori diversi. Primo, i centri storici delle città sono sempre più spopolati, con i negozi e le piccole attività chiuse. I negozi e le piccole attività commerciali e artigianali sono quelle che si chiamano il controllo di vicinato. Sono una forma di controllo sociale, perché quando abbiamo vetrine illuminate, marciapiedi con gente che gira, che fa delle cose, la società è sicuramente più sicura. Possiamo mandare i nostri figli tranquillamente in giro per la città e Sapendo sappiamo che che c'è un controllo. Quando abbiamo vetrine spente che si accendono soltanto la sera dopo le 18 perché qualcuno va a bersi lo spritz, il controllo sociale è finito. Altra cosa, le periferie degradate e i quartieri dormitorio, qui da noi meno, ma insomma abbiamo qualche esempio anche da noi, sono sicuramente di per sé luoghi insicuri. E quindi già il fatto che ci sia stata una politica di finanziamento ai capoluoghi di provincia per la riconversione dei luoghi degradati. La proposta del Partito Democratico è quella nei prossimi 5 anni di aumentare i finanziamenti anche per quelle città medio-piccole che abbiano invece realtà di degrado importanti, penso a Comegliano per esempio con l'area Zanussi per dirne una, no? E questo possono essere dei buoni sistemi per dare a quelle zone, eliminare quelle che sono quelle zone oscure. La terza cosa, e qui purtroppo l'informazione dovrebbe farsi un esame di coscienza, secondo me, è quella di questa campagna martellante che dura da anni. Una campagna che è fatta, lo sappiamo, no? Molto spesso di false notizie, di incutere il terrore, Di fake specialmente nelle news. persone anziane, magari che la mattina se ne stanno a casa, il pomeriggio e guardano la televisione, trasmissioni che di continuo in maniera martellante danno notizie di, no, sequestri, stupri, rapine, violenze di ogni tipo, fanno crescere nelle persone questo senso di insicurezza. E l'insicurezza appunto comunque secondo me, è il prodotto di tanti fattori messi insieme, a partire dalla corretta informazione, come dicevo. E poi una cosa che ci tengo a dire perché è importante, anche per il luogo in cui siamo oggi, l'Italia, anche per la propria storia, non è seconda a nessuno nel controllo dell'intelligence, nel controllo antiterrorismo. Noi abbiamo una rete informativa davvero importante e quindi siamo un paese anche qui che dovrebbe essere orgoglioso dei propri risultati. Quando sono accaduti, no, alcuni fatti tragici in Europa, penso a Bruxelles, a Parigi, a Londra, eccetera, tutti quanti hanno detto, ma tutto sommato hanno chiesto consiglio ai nostri poliziotti, ai nostri carabinieri su come si fa davvero a controllare il territorio, e anche di questo credo dovremmo C'è da essere dire sempre che grati alle forze dell'ordine, quelli che oggi come oggi propagandano l'idea di farsi giustizia da sole, le bande personali, queste cose. Io penso che invece noi dobbiamo essere grati alle nostre forze dell'ordine, sono loro che ci difendono e che devono farlo, e a loro e soltanto a loro spetta, no, il diritto e dovere di difenderci, posto che i delinquenti purtroppo esistono ed esisteranno C'è da sempre, dire mi anche sa. che in Italia, dal punto di vista del terrorismo internazionale, siamo anche comunque avvantaggiati rispetto agli altri paesi perché abbiamo alla conta un numero inferiore anche di extracomunitari, di quant'altro, quindi Sì, c'è anche questo è una vero. maggiore facilità nel controllare eventuali casi specifici, insomma. Questo è vero, noi però abbiamo sconfitto il terrorismo interno tanti anni fa e quindi sappiamo come si fa. Un'altra cosa che però ci tengo a dire, i dati parlano chiaro. Quando noi insegniamo ai giovani il valore della bellezza, della cultura, delle cose belle, difficilmente questi delinquono.
È una prova che i ragazzi, per esempio, o anche i non ragazzi, rinchiusi nelle carceri, quando scoprono delle vie di redenzione fatte proprio in nome della cultura, dell'arte, della bellezza, poi non delinquono più. Come è risaputo, per esempio, che dove l'integrazione fra i, chiamiamoli, nativi italiani e le persone che vengono da altri posti, l'integrazione non è fatta con i centri di accoglienza con migliaia di persone che sono dei ricettacoli chiaramente di criminalità e poi di malessere, ma vengono fatti in modo diffuso sul territorio a piccoli gruppi, non fanno altro che creare delle buone pratiche. Va bene. E quindi questo potrebbe essere un buon incentivo alla sicurezza. Ok. Passiamo oltre. Io soli, 23 dicembre la proposta che doveva arrivare al Senato è stata affossata completamente per mancanza del numero legale. C'è anche un po' di colpa, anzi considerevole responsabilità, a parte anche il Partito Democratico che ha presentato una notevole quantità di assenti, così come tutte le altre forze politiche, a dirla tutta. Come mai e come il partito o lei, insomma, pensate di affrontare il tema nel prossimo futuro? Sì, in tutta onestà, quella del 23 dicembre è stata una brutta pagina e su questo non c'è assolutamente ombra di dubbio. E quindi c'è un grande rammarico. Devo dire però che, seguendo un po' le cronache politiche, ci sono delle forze che, presenti in Parlamento, partiti, movimenti, quello che vogliamo chiamarli, i quali si lamentano di alcune cose, quando poi però è ora di queste cose votarle, farle diventare legge, improvvisamente scompaiono. E quindi le maggioranze che potrebbero formarsi positive, trasversali, no? Ai partiti, alle maggioranze, quelle diciamo di governo, improvvisamente scompaiono. Allora io chiederei anche a queste forze, voglio dire, dove erano, perché un conto è riempirsi la bocca, poi un conto è, no. L'impressione che io ho avuto è che l'assenza, ripeto, per me negativa di alcuni parlamentari del PD in quell'occasione sia stata dovuta forse alla poca fiducia nel fatto che la cosa dovesse comunque, potesse comunque passare. E questo, ripeto, secondo me è un errore. E nel campo della cittadinanza, comunque, credo che noi dobbiamo innanzitutto pensare a superare due obbrobri, due leggi, provvedimenti catastrofi. La prima è la Bossi-Fini del 2002, che fu approvata, ripeto, dalla maggioranza di centrodestra, che doveva servire a limitare il numero degli immigrati, avere tutta questa bella, ha prodotto l'effetto opposto, aumentare, no, i clandestini e provocare il disastro che conosciamo. Seconda cosa, nel 2003 il governo Berlusconi firmò il famoso famigerato accordo di Dublino, nel quale ha obbligato l'Italia, no, cioè i paesi che, i primi che ricevono, Italia, Grecia, in sostanza, e Spagna, ad accogliere da soli e farsi carico dei migranti, dei cosiddetti migranti o profughi. Due provvedimenti catastrofe, li chiamo io, firmati da loro, che adesso però, secondo loro, non si sa bene come dovremmo fare. Allora, l'Italia si è trovata a gestire un problema enorme, l'ha fatto nella maniera forse fra le migliori possibili, con il principio sacro che nessun uomo va lasciato morire se lo vediamo in pericolo. Poi con molti problemi che si sono, no, risolti. Ma la cittadinanza è una cosa diversa. A quelli che continuano a dire che lo Ius Soli voleva dire dare la cittadinanza italiana a tutti quelli che arrivano in Italia, rispondiamo che non è vero. Perché si tratta, lo Ius Soli si tratta comunque di dare cittadinanza a quei giovani, quei bambini che sono nati e cresciuti in Italia. Ora io a livello legislativo non sono ancora senatore, quindi devo ancora imparare a scrivere una legge, però posso dire sicuramente che va data la possibilità assolutamente a quei ragazzi che nascono o che comunque vivono in Italia. Io sono un insegnante, quindi bambini che provengono da altre culture, da altri paesi, ne ho tantissimi in classe. E quindi sono bambini che si sentono italiani, non si sentono un'altra cosa, parlano in italiano fra loro, litigano, si vogliono bene, vanno alle feste insieme, non si capisce perché, studiano qui da noi e qui da noi immaginano il futuro, insomma.
su come sarà affrontato nel futuro Parlamento dipende dal risultato di queste elezioni. Se vinciamo noi, sicuramente queste cose andranno avanti. Nel caso contrario, ho l'impressione che quello che farà il centro-destra sarà quello che ha sempre fatto, cioè una sanatoria generale, perché non si possono cacciare le persone a fucilate, ovviamente, una sanatoria che non farà altro che aumentare il problema e non risolverlo. Va bene. Usciamo dall'ambito nazionale e vediamo il nostro territorio. Quali sono le proposte per il territorio nel quale verrà eventualmente eletta? Ma tenendo presente che ovviamente ci sono delle cose che sono di pertinenza degli enti locali, per cui chiaramente il Parlamento, visto che siamo in Veneto e parliamo di autonomia, perché sì, questa regione ha approvato pochi mesi fa un referendum nel quale si chiede maggiore autonomia, quindi è chiaro che su molte cose staremo a vedere che cosa la regione Veneto riuscirà a fare con il governo. Giustamente. Apro e chiudo la parentesi, l'Emilia Romagna ha già firmato tutto, è già a posto, senza fare referendum, spendere milionate di euro, fare propaganda inutile. Vabbè. Comunque, il referendum c'è stato, adesso vediamo che cosa il Veneto riuscirà a ottenere. Ci sono però alcune cose, secondo me, che la politica nazionale deve fare per forza. La prima delle quali è mettere in atto delle politiche che significano per molti aspetti formare una rete vera e non finta che aiuti le nostre imprese a fare rete per andare nei mercati esteri, aiutarle nell'innovazione e fare rete e premiare magari quelle aziende che in una regione come il Veneto, in una realtà come la nostra, si impegnano su servizi sociali, sull'occupazione femminile e sulla difesa del territorio. Okay. L'ho messa per ultima non perché sia ultima, ma perché è importante da dire. Altra cosa su cui sicuramente mi impegnerò sarà quella della cultura della scuola. Io credo, lo dico in ogni riunione a cui partecipo in questo periodo, credo che la scuola sia il primo luogo in cui si produce cultura. E questo paese ha bisogno assoluto di cultura. Ok. Altre cose, la protezione dei più deboli, credo che su questo abbiamo il 10% di persone che vivono in Italia che sono sotto la soglia di povertà e questo è un problema gravissimo. Quindi a partire da questo, dal raddoppiare il reddito alle persone che appunto vanno insomma, in povertà, all'aiuto sicuramente alla disabilità, quindi andare avanti sulla legge del dopo di noi e su molte altre di questo tipo di provvedimenti, ecco, io mi sento di impegnarmi su queste cose, insomma. Va bene. Facciamo un appello al voto. Un appello al voto. 3 minuti, dai. E anche tanti 3 minuti, nel senso che, allora, sono elezioni politiche e la legge elettorale è quella che è. E quindi ci troviamo di fronte a una legge elettorale particolare. Quello che io penso che ci troviamo di fronte a 3 grandi schieramenti che si stanno affrontando. Uno è quello del Movimento 5 Stelle, l'altro è il centrodestra che litiga su tutto, non ha indicato ancora, nessuno sa chi sarà il premier, dipende da chi prende un voto in più, e però non siamo d'accordo su quasi nulla. L'altro è uno schieramento che ha governato bene, certo non in maniera perfetta, che ha molte cose da fare e che però ha bisogno di poter continuare una politica che è quella che ha portato l'Italia comunque a superare, eravamo almeno 2% debito, sì, del PIL, siamo a più 1,5%. Dobbiamo chiaramente andare avanti. Le imprese, quelle serie, ce lo chiedono di continuare. L'Italia ha bisogno di stabilità, ha bisogno di mandare in Europa personale politico degno di questo nome, in grado di confrontarsi con le grandi sfide dell'Europa e per fare questo c'è bisogno di candidati, di politici intanto appassionati, politici competenti, politici che sappiano bene che cosa hanno e la sfida che hanno di fronte. Credo che lo schieramento di centro-sinistra e persone come me, ma come tanti altri candidati come me, siano quelle persone che possono portare un contributo importante
al nostro paese e anche al nostro territorio. Va bene, perfetto. Isabella, ti ringrazio. Noi ci vediamo alla prossima puntata, in cui ci sarà Bruno Zanette. E ringraziamo i spettatori, l'Anolf 2G Treviso Belluno e il canale A2I. E alla prossima volta. Grazie a voi.